Ho iniziato pensando ai bambini, alle paure che possono avere al primo approccio con l'acqua e la paura principale è andare sott'acqua. Quindi per questo ho fatto due bambini sott'acqua e li ho fatti felici e che incontrano una tartarughina, perché sott'acqua c'è un mondo da scoprire e lo si può scoprire attraverso le tecniche e gli insegnamenti che gli istruttori in piscina ci insegnano. Molto importante è stata la rappresentazione, non soltanto attraverso il colore della pelle, ma anche attraverso le proporzioni. La bambina non ha un corpo stereotipato, i lineamenti del viso e ho voluto aggiungere anche qualcosa di mio, come i nei sulla pelle della bambina che io ho per far capire ai bambini che va bene e non devono avere paura di nulla. Abbiamo attivato questa collaborazione, il liceo artistico di Fermo, e ne è uscito veramente un'ottima collaborazione. Abbiamo fatto un bellissimo intervento, come potete vedere alle mie spalle. Un'opera bellissima progettata da una ragazza, Ginevra, in collaborazione con due classi del liceo artistico che poi hanno realizzato questa cosa. È ricco di significati anche a livello simbolico per la città di Fermo, con l'Aquila che rappresenta tutta la città e la società sportiva agonistica che poi si trova nella struttura. È stato un lavoro di minima, come si usa oggi nella Roma contemporanea quando si lavora in qualsiasi campo di minima. Gli italiani spesso stanno pensando alla costruzione, a lavorare da soli, hanno capito che cosa significa lavorare in squadra e dare un cuore. Hanno dato tanto, io sono rimasta commossa, veramente commossa da come hanno saputo gestire, ma mantenere il tempo, consegnare il tempo e il lavoro, aprire un cantiere e comportarsi in modo adeguato. Vi giuro, hanno fatto tutto il momento che hanno fatto, tre commentissimi quello che hanno fatto, quindi noi siamo felici, hanno lavorato con competenza, con una tecnica che poteva essere servita più di 5 giorni, quindi hanno scelto una tecnica precisa e quindi possiamo dire che noi nel territorio abbiamo delle competenze, delle potenzialità che forse a volte non sappiamo, però adesso c'è. Al lavoro finito, appena entri, colpisce subito. Comunque un ragazzo rimane ammaliato da questo disegno. Poi il muralis in sé è una tecnica che personalmente piace tantissimo.